Allora, vi do il benvenuto al nostro ciclo di webinar dedicato al monitoraggio e alla governance dei contratti ICT. Vi ricordo che è una iniziativa organizzata all'interno del progetto Formazione e Informazione per la transizione al digitale nella pubblica amministrazione, che Agid gestisce insieme al Formez. Vi ricordo che siamo al nostro quarto appuntamento, quarto appuntamento che è dedicato agli elementi essenziali per un corretto monitoraggio. La volta scorsa abbiamo parlato del ciclo di vita del monitoraggio. Oggi si verrà valutato appunto come si fa un monitoraggio in maniera corretta. In particolare, il focus è sul rapporto di avanzamento contrattuale. I nostri docenti li conoscete già perché sono Maria Luisa De Santis del Servizio Redazione Regole Tecniche e Monitoraggio Contratti di Agid e Andrea Susa, consulente di Agid, esperto di governance ICT e di monitoraggio dei contratti ICT. Io vi ricordo che il programma prevede questa breve introduzione da parte mia. E a questo proposito vi porto anche i saluti di Rosa Barrese, che per Agid segue insieme a me questo ciclo di webinar e che ascolta silente ma non può, diciamo, intervenire. E poi vi ricordo che c'è sempre prevista un riepilogo che farà Maria Luisa De Santis delle puntate precedenti. Quindi per chi si collega, magari ha perso qualcosa nei webinar precedenti, c'è un breve riepilogo e poi ci sarà la comunicazione sempre di Maria Luisa De Santis, il rapporto di avanzamento contrattuale, una prima parte, e poi il rapporto di avanzamento contrattuale ripreso da Andrea Susa dopo la nostra pausa caffè. Per arrivare poi alla conclusione, dopo aver risposto alle domande che voi potete porre in chat. Questo vi ricordo, nell'arco del webinar, se scrivete le domande in chat, io le seleziono, le metto da parte e nel momento in cui i relatori vorranno rispondere, gliele sottopongo. C'è uno spazio sulla piattaforma Innovatori PA di Formez che è dedicato a questo ciclo di webinar. Quindi, se avete commenti, se volete avviare discussioni, se i nostri relatori non hanno tempo di rispondere a tutte le domande, abbiamo uno spazio, diciamo, asincrono, dedicato appunto alla nostra iniziativa. Do la parola a Maria Luisa, le chiedo di collegarsi con la webcam e il microfono che abbiamo appena provato e quindi so che funziona, vero Maria Luisa? Sì? No, non ti sentiamo, il Adesso, microfono non è attivato. perfetto, Adesso grazie sì, Patrizia, quindi io grazie. sparisco. Buon web. Buongiorno a tutti. Come anticipato da Patrizia, riprendiamo il nostro percorso formativo legato al monitoraggio dei contratti IT. Andiamo a, diciamo, ripercorrere velocemente i contenuti esposti nei tre incontri precedenti, in modo da dare a tutti la possibilità di, seguire i contenuti che illustreremo, sia io che Andrea Susa nelle prossime 2 ore. Oggetto del percorso formativo è la circolare Agid numero 1 del 2021, legata appunto al monitoraggio dei contratti IT. Agid all'interno diciamo, tra le funzioni assegnate ad Agid dal CAD, è prevista quella di definire i criteri e le modalità operative per effettuare, attuare un monitoraggio efficace all'interno delle amministrazioni. Le amministrazioni soggette agli adempimenti della circolare sono, in particolare, tutte le amministrazioni che rientrano nella definizione di pubbliche amministrazioni contenuta nel decreto legislativo 165.
Quindi abbiamo a che fare con pubbliche amministrazioni centrali, pubbliche amministrazioni locali, università, ASL ed altro. La circolare prevede una serie di adempimenti che abbiamo visto, diciamo, nel corso in particolare del primo webinar. Viene individuata, viene richiesta veramente all'amministrazione di individuare una figura responsabile dell'attività del monitoraggio, che è rappresentata proprio dal responsabile del monitoraggio. Il responsabile del monitoraggio deve essere una figura apicale, nominata con atto formale, la nomina è obbligatoria e va trasmessa ad AGID nel momento in cui ovviamente viene effettuata. Nella slide che vedete abbiamo riepilogato velocemente in forma tabellare gli adempimenti della circolare e viste le numerose richieste ricevute da parte delle amministrazioni, abbiamo ritenuto opportuno approfondire i singoli argomenti. Quindi, successivamente alla nomina, AGID si aspetta la lista dei contratti da sottoporre a monitoraggio. Mi spiego meglio. All'interno della circolare sono definite le tipologie contrattuali e le relative soglie dei contratti che, prevedono monitoraggio obbligatorio. Quindi la singola amministrazione, all'interno del proprio portafoglio di contratti, individua singolarmente i contratti che rientrano nelle suddette tipologie, formalizza una lista, quindi con oggetto del contratto, referente, CIG, e invia la lista ad AGID. Inoltre, tale lista va pubblicata nella sezione trasparenza. Okay? Amministrazione trasparenza, c'è un particolare percorso con altri link, altri contenuti. Sezione monitoraggio. Se volete poi magari in chat vi scrivo il patto da creare. Inoltre la circolare prevede la predisposizione di alcuni documenti. Abbiamo ritenuto opportuno approfondire la struttura e i contenuti di ciascun documento in queste sessioni, in modo tale da condividerne con voi i contenuti e cercare appunto di chiarire i possibili dubbi che insomma, i diversi riferimenti delle amministrazioni ci hanno esposto. In particolare, nella sessione della settimana scorsa abbiamo illustrato la struttura ed i contenuti del cosiddetto documento di screening e del piano di monitoraggio. Il documento di screening è un documento associato al singolo contratto che fornisce le informazioni di carattere non solo generale, ma anche alcune in modo dettagliato, per far sì che AGID abbia la possibilità di capire e di conoscere soprattutto i dati relativi ai contratti presenti all'interno dell'ente. In particolare, voi dovrete predisporre, le amministrazioni sono, diciamo, chiamate, tra virgolette, a predisporre il documento di screening, che tra poco riepilogheremo, ma brevemente, il piano di monitoraggio ed il rapporto di avanzamento o andamento del contratto, che è appunto oggetto della sessione odierna. In particolare, il documento di screening e il piano di monitoraggio devono essere inviati ad AGID entro la prima volta, entro il 30 marzo. Dopodiché, i successivi aggiornamenti o eventuali aggiornamenti devono essere inviati entro il 30 settembre. Vediamo velocemente quali sono i contenuti del documento di screening. Li abbiamo divisi, insomma, in sezioni in modo da cercare di essere più chiari possibili. Ripercorriamoli insieme velocemente. Abbiamo una copertina che è costituita dai dati, diciamo, amministrativi associati chiedo scusa, ma in questo momento le domande, magari le osservazioni, le domande le condividiamo, diciamo, in una fase successiva, perché altrimenti mi è difficile anche mantenere insomma, il filo del discorso.
Nella copertina ritroviamo quindi i dati amministrativi del contratto, dati fondamentali rappresentati dall'oggetto, dal CIG, dall'eventuale codice associato al parere. Perché noi sappiamo che in alcuni particolari casistiche, prima viene richiesto ad AGID l'emissione di un parere su determinati contratti. Quindi, in tal caso, in questa copertina è necessario indicare il codice di riferimento, in modo da poter avere una visione complessiva dell'iter documentale e non solo del contratto. Vengono indicate le figure cardine, quindi RUP e DEC, i referenti del fornitore, una breve descrizione del contratto in termini di oggetto e quindi di servizi previsti, importo complessivo che in genere viene indicato al netto d'IVA, la durata contrattuale, la data di stipula del contratto e la data di avvio, che in genere coincide con la data della riunione di kick-off, la prima riunione in termini di gestione progettuale. Descrizione del contratto è la seconda sezione, che è dedicata appunto a informazioni inerenti alla finalità, i servizi, i progetti a cui magari eventualmente è associato il singolo contratto. Se vi ricordate, nel secondo webinar abbiamo affrontato concetti quali strategia IT, piano IT, quindi scomposizione di un progetto in uno o più contratti. Quindi in genere un contratto viene identificato all'interno di un portafoglio, di un progetto, di un portafoglio, ancora più in alto in termini di livello di insieme, all'interno di una strategia. La strategia viene definita dall'organo gerarchico più alto, che in genere è rappresentato da quello politico, e viene raffinata, insomma, a livelli successivi fino ad arrivare alla gestione del singolo contratto. Quindi nella descrizione abbiamo ovviamente vincoli, budget, indicazioni legate al contratto in termini di appunto tipologia contrattuale, quindi forniture, forniture di beni, forniture di servizi. Che tipo di servizi? Abbiamo visto anche le diverse tipologie contrattuali, quelle legate allo sviluppo del software, manutenzione oppure gestione di nuove applicazioni. Quindi tutte le indicazioni legate all'oggetto, ok? E ai servizi previsti all'interno del contratto. Sezione successiva, obiettivi contrattuali. Abbiamo previsto sul nostro sito, abbiamo fornito anche il link, se non sbaglio, nelle precedenti sessioni, magari lo riproponiamo successivamente in chat. Abbiamo individuato diciamo una metodologia per individuare obiettivi e indicatori. All'interno di questa metodologia sono stati definiti alcuni parametri necessari, come se fosse una scheda, no? Per la descrizione dei singoli obiettivi contrattuali. I parametri quali sono? Gli viene associato un tipico ID, in modo da poter poi successivamente riferirsi, no, in termini di chiave al singolo obiettivo. Descrizione dell'obiettivo, i benefici legati ad esso, il riferimento al piano triennale, perché comunque noi sappiamo che la strategia delle singole amministrazioni deve essere comunque definita in base alla strategia nazionale e quindi la normativa di settore, se volessimo indicare quindi il piano triennale per l'informatica, all'interno del quale vengono dati dei precisi, vengono indicate le linee di azione e i risultati attesi, il piano, non ultimo, il piano della strategia nazionale per il cloud, presentato non ultimo, mi pare, non più di 2 o 3 settimane fa, il PNRR, quindi indicare l'obiettivo di quel contratto a cosa è associato in particolare al piano triennale. Dimensione economica, incidenza dell'obiettivo, pianificazione e indicatori di monitoraggio. A riguardo vi sottolineo che in merito, diciamo, a concetti quali obiettivi o indicatori, finora nel percorso formativo non ci siamo soffermati molto. Questo perché abbiamo deciso di dedicargli anche in questo caso un webinar ad hoc che si terrà giovedì prossimo. Quindi
Ecco, su questi due concetti, vi diamo delle indicazioni veloci nella sessione odierna. Le altre informazioni richieste all'interno del documento di screening sono rappresentate dall'organizzazione del contratto, ossia noi sappiamo, se vogliamo riferirsi anche al project management, quindi alla gestione di un progetto, che esiste una matrice delle responsabilità, all'interno della quale sono definiti i ruoli dei singoli, diciamo, attori collegati, delle figure collegate con le relative responsabilità. Quindi avremo un capoprogetto, un RUP, un DEC, una struttura di supporto al RUP. Quindi è il caso di avere ben chiaro, come succede nella gestione di ogni progetto, chi fa cosa. Analisi degli SLA. Abbiamo affrontato anche velocemente, ma nella sessione diciamo successiva che terrà Andrea, approfondiremo un po' il discorso legato ai livelli di servizio e KPI. Quindi anche nel documento di screening una veloce indicazione riguardante l'analisi degli SLA in termini di metriche soprattutto. Infine, al documento stesso vanno allegati tutti i documenti che ci consentano di aver chiaro il contratto. Quindi il contratto è rappresentato ovviamente da un procedimento, ci sarà una determinata contrarre, una determinata aggiudicazione, un capitolato tecnico, nel caso in cui si parli di procedura aperta o procedura di gara, o in alternativa nel caso di adesioni a convenzioni, quindi la convenzione, nel caso di adesioni al contratto quadro, piano dei fabbisogni, progetto dei fabbisogni approvato, determina di approvazione con eventuali allegati. Ovviamente nel caso in cui invece stiamo parlando di una procedura di gara, è necessaria l'offerta tecnica del fornitore. Piano della qualità, della sicurezza, insomma, tutto la documentazione contrattuale che ci consente appunto di ricostruire la storia del progetto. Nella seconda parte del webinar della settimana scorsa, Andrea ha spiegato puntualmente i contenuti del piano di monitoraggio. Il piano di monitoraggio in realtà comprende appunto tutte le informazioni che riguardano l'attività di monitoraggio all'interno dell'ente. Abbiamo sottolineato più volte di come dire, associare al monitoraggio un progetto, quindi dobbiamo capire quali sono i tempi, quali sono gli attori coinvolti, quali sono le attività. Quindi informazioni che sono contenute all'interno del piano sono appunto rappresentate dagli obiettivi, dall'organizzazione all'interno dell'ente, se viene previsto un gruppo esterno, un gruppo interno, dai vincoli. Noi sappiamo che i vincoli sono nella gestione progettuale un elemento fondamentale, la pianificazione, le milestone, i relativi deliverables. Il piano ovviamente può contenere informazioni diverse a secondo del tipo di servizio, ossia nel corso del primo webinar abbiamo sottolineato che l'attività di monitoraggio a discrezione dell'ente, perché in questo Agid non interviene, a discrezione dell'ente può essere portata avanti da un gruppo di risorse interne. Comunque devono necessariamente avere delle competenze specifiche, o da un gruppo esterno, quindi costituire un classico affidamento esterno, prevedere un classico affidamento e servizio come servizio esterno. In alcune amministrazioni abbiamo riscontrato anche la presenza di soluzioni miste, ossia della costituzione di un gruppo interno che per determinate attività si rivolge ad un fornitore esterno, ovviamente contrattualizzato con delle specifiche, diciamo, con delle funzioni specifiche, magari legate soltanto a particolari attività. Il piano dovrebbe essere comunque aggiornato, ovviamente periodicamente,
considerando una tempistica dai 3 ai 6 mesi. Ovviamente per progetti complessi è anche sufficiente un aggiornamento semestrale. La maggior parte delle amministrazioni poi ovviamente dipende dalle dimensioni delle singole amministrazioni. Noi ci troviamo a che fare con progetti molto complessi che hanno una durata, diciamo che minimamente copre i 3 anni, okay? Fino a raggiungere il quinquennio. Quindi comunque progetti insomma, quali ad esempio noi supervisioniamo il monitoraggio di noi PA o di alcuni contratti per gestire i sistemi informativi del MEF, insomma, contratti che richiedono appunto un piano di monitoraggio con un aggiornamento diciamo magari più frequente. Direi di insomma, passare adesso ai contenuti della sessione odierna. Tra i documenti che Agid richiede, il documento master per effettuare una corretta attività di monitoraggio è appunto rappresentato dal rapporto di avanzamento contrattuale. Come specificato più volte, come sottolineato più volte sia da me che da Andrea, e io diciamo in particolare ci tengo molto a sottolineare questo concetto. Agid, diciamo rappresentato ovviamente da noi nel gruppo del monitoraggio, non sovraccarica le amministrazioni richiedendo delle informazioni che in realtà risultano comunque già presenti e utili alla gestione dei contratti, o meglio allo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del monitoraggio e per il DEC. Comunque li vedremo nel dettaglio e partiremo appunto dalla struttura del rapporto di avanzamento contrattuale. Mi piacerebbe ovviamente raccogliere anche le vostre osservazioni in merito, proprio per condividere la mole di lavoro che vi trovate ad affrontare nella redazione di un rapporto di avanzamento. La circolare, quindi sempre la circolare 1, prevede che il responsabile del monitoraggio predisponga quindi per ogni contratto sottoposto a monitoraggio, e in particolare abbiamo visto sia nel primo webinar che velocemente anche negli altri, che le tipologie contrattuali previste e sottoposte a monitoraggio dalla circolare sono praticamente tutte, nel senso che abbiamo previsto sia le procedure aperte, quindi i contratti generici, sia le adesioni, le convenzioni e quindi le procedure CONSIP nel rispetto dell'utilizzo degli strumenti dinamici di acquisto, sia gli affidamenti in house, tutti allegati a delle particolari soglie. Quindi vi ribadisco che tutti i contratti che rientrano in quella tipologia e nel rispetto di quelle soglie sono soggetti a monitoraggio obbligatorio e quindi l'ente deve predisporre un rapporto di avanzamento contrattuale. Adesso ne vedremo la struttura e i contenuti. Il rapporto di avanzamento contrattuale deve coprire l'anno solare, ok? Mentre nella circolare 4, che era la prima circolare che Agid ha emesso in relazione all'attività di monitoraggio nel 2016, veniva lasciata la possibilità alle amministrazioni di scegliere se monitorare un semestre o l'anno solare, perché ovviamente l'amministrazione, il singolo RUP, il singolo DEC sono liberi di impostare la propria attività lavorativa come meglio credono. Per semplificare però gli adempimenti, perché in questi 4 anni, dall'uscita appunto della prima circolare, che era la 4, abbiamo affiancato una serie di amministrazioni e raccolto anche, ovviamente, lavorando sul campo in affiancamento con loro, insomma, raccolto le loro osservazioni. Di conseguenza, nella predisposizione della circolare numero 1 abbiamo tenuto conto anche delle loro esigenze, quindi abbiamo cercato di snellire anche gli adempimenti da questo punto di vista. In particolare, lo schema del RAC è riportato in uno degli allegati della circolare, nel primo allegato. Vi sottolineo che non è richiesto l'invio del rapporto di monitoraggio,
Mentre la circolare 4, quindi la prima circolare, chiedeva alle amministrazioni di inviare i rapporti di monitoraggio con una certa cadenza d'AGID, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, abbiamo previsto una modalità diversa, ossia AGID annualmente individua sulla base di determinati criteri che possono essere anche legati a indicazioni del ministro, perché come sapete comunque AGID è un braccio, diciamo, operativo, anche su determinati contratti, la necessità di monitorare determinati contratti, quindi annualmente AGID individua determinati contratti da monitorare e chiede alle amministrazioni di inviare il rapporto di monitoraggio. Allora, l'obiettivo del RAC, lo chiamo così, è, come vi dicevo, il documento master dell'attività. Quindi l'obiettivo è quello appunto di fornire all'RTD, perché noi abbiamo sottolineato che l'attività di monitoraggio è un'attività fondamentalmente a supporto del responsabile della transizione digitale, lo stato del contratto, in termini di andamento, in termini di obiettivi. Se vi ricordate, abbiamo sottolineato più volte, magari anche troppo, che ciascun contratto è associato a degli obiettivi ben precisi. Avanzamento del piano e delle attività e avanzamento contabile, perché noi sappiamo che ovviamente a valle di una pianificazione iniziale definita all'interno di documenti ben precisi, quali il capitolato tecnico o l'offerta del fornitore o progetto dei fabbisogni, sono definite delle precise tempistiche legate non solo all'avanzamento delle attività, ma anche all'avanzamento contabile, ovviamente, che avviene in funzione delle milestone e dei deliverable. Livelli di servizio, l'andamento appunto dei mitici indicatori di monitoraggio, che vengono definiti a secondo delle tipologie contrattuali. La gestione delle criticità, perché noi sappiamo che nella gestione di un progetto barra contratto possono presentarsi diversi, diciamo, tra virgolette, imprevisti che comportano comunque la gestione delle cosiddette, cioè la gestione per riportare le criticità, appunto per riportare il progetto sull'andamento iniziale previsto. Per poter predisporre ovviamente un RAC è necessario avere una fonte di dati affidabile. In uno dei webinar precedenti abbiamo parlato della BIM, la base dati informativa, all'interno della quale è opportuno inserire tutte le informazioni e tutti i documenti legati alla gestione del contratto. In realtà diventa un repository documentale, diciamo che potrebbe essere anche messo a disposizione eventualmente ad Agid per ricostruire la storia contrattuale. La struttura, come vi dicevo, è descritta nell'allegato 1, l'abbiamo ripresa fedelmente in modo da non creare nessun tipo di duplicazione, non creare confusione. Ribadisco le domande, magari le leggiamo insieme al termine, prima della pausa caffè. Allora, anche qui abbiamo una copertina, un'introduzione barra premessa, il cosiddetto executive summary, obiettivi contrattuali, l'esecuzione del contratto, la parte relativa all'esecuzione del contratto è strutturata in diverse sezioni, ossia lo stato di avanzamento in termini, ripeto, sia di attività, quindi classico SAL, che noi indichiamo come SAL, sia in termini economici SAC, stato di avanzamento contabile. Indicatori di monitoraggio, livelli di servizio, innovazioni tecnologiche, praticamente in questa sezione vengono indicate delle tecnologie magari innovative, dei progetti pilota che sono stati utilizzati all'interno del contratto, ma questa sezione la vedete poi con Andrea nella parte successiva, la gestione delle cosiddette non conformità e le indicazioni per le governance. Okay? Quindi queste sono le sezioni che vedremo oggi, diciamo,
suddivise tra il mio intervento e quello successivo. La copertina, insomma, la copertina del RAC si fa, diciamo, fondamentalmente riferimento anche a quella del documento di screening. Ci sono tutte le formazioni, ripeto, legate ai dati amministrativi che identificano il contratto, con indicazione dell'iniziativa strategica del piano, perché come ripetevo prima, il contratto è un elemento, una foglia di un albero che è rappresentato appunto dalla strategia IT, quindi dell'ente. Importo netto, importo lordo, denominazione ovviamente del fornitore che si farà carico della fornitura in oggetto, denominazione del monitore. Ecco, adesso cominciamo a diciamo, entrare nel merito delle attività di monitoraggio e quindi richiediamo l'indicazione esplicita della scelta da parte dell'amministrazione della costituzione di un gruppo interno di monitoraggio o eventualmente dell'affidamento esterno ad un monitore. Responsabile ovviamente indicatori delle figure, le indicazioni delle figure cardine, già l'abbiamo detto, compreso ovviamente in questo caso il responsabile del monitoraggio, il referente di monitoraggio del contratto, nel caso ovviamente non è detto che il responsabile del monitoraggio intervenga direttamente, ma avrà sicuramente un suo staff, una sua struttura interna, un'organizzazione interna, quindi ovviamente noi chiediamo l'indicazione del referente che poi segue nello specifico il monitoraggio di quel contratto. La data di emissione inevitabilmente del rapporto, vabbè, lista di distribuzione, storia del documento, perché sappiamo tutto che il versioning dei documenti è un elemento fondamentale per la corretta gestione di un progetto. Introduzione e premessa del rapporto di avanzamento contrattuale. In realtà, in questa premessa, noi oltre a ribadire alcuni dati amministrativi che contenevamo indicavamo nella copertina, nel caso in cui venga scelto un monitore esterno e quindi si presenti un contratto formalizzato per l'attività, ci risultano necessari i dati relativi anche al contratto stipulato con il monitore. Quindi in questo caso oggetto del contratto, CIG, eventuali atti aggiuntivi, RUP e DEC del contratto di monitoraggio, descrizione servizi contrattuali. Quindi, ripeto, finora siamo la cosiddetta, diciamo, maschera puramente amministrativa, che ci consenta comunque di recuperare eventuali informazioni formali e soprattutto di individuare gli attori, i riferimenti corretti. In alcuni casi è preferibile, diciamo, in questa sezione, magari descrivere anche le motivazioni, senza ovviamente, perché ripeto, sono scelte che fanno capo all'amministrazione, AGID non entra nel merito, però comunque dare un'idea come dire, della situazione interna dell'ente. Non so, di come sono organizzati i sistemi informativi, se esiste un ufficio dedicato al monitoraggio, se esiste un gruppo dedicato al monitoraggio che sta magari seguendo particolari percorsi di formazione, se è stato costituito un ufficio di PMO, Project Management Officer, se l'attività di monitoraggio viene svolta a livello trasversale all'interno dell'ente, quindi vado a riprendere, comunque avevamo illustrato diversi grafici per darvi un'idea che il monitoraggio sarebbe opportuno effettuarlo in modo trasversale tra diversi servizi e diversi uffici, in modo da poter sfruttare le interdipendenze tra i diversi contratti e i diversi progetti. La scelta del monitore è caduta magari su un determinato monitore attraverso ovviamente la stipula di un contratto, come il monitore viene poi, diciamo, tra virgolette, gestito dall'ente e dalle figure di riferimento interne. Quindi una panoramica non solo sul livello organizzativo interno, ma anche sul rapporto con l'eventuale monitore esterno. Tutto questo, ripeto, per semplificare poi anche la lettura dei dati successivi.
L'executive summary in realtà è una sezione dedicata all'alta direzione, noi la indichiamo così, ma dovrebbe essere insomma il livello gerarchico più alto che a seconda delle amministrazioni centrali o locali può essere svolto, diciamo, da figure diverse. All'interno dell'executive ritroviamo appunto un quadro sintetico, che deve essere ovviamente completo il più possibile, legato al contratto, ossia una panoramica, chiamiamola così, generale di tutti i dati che poi verranno indicati nel RAC in modo specifico, proprio per avere, diciamo, alla data di rilevazione lo stato del contratto. Quindi informazioni quali la descrizione ovviamente sommaria dell'iniziativa contrattuale in termini di finalità, gli importi contrattuali in termini di importi diciamo previsti a bando di gara oppure oggetto della stipula della convenzione e eventuali ovviamente modifiche o variazioni fatte nel tempo. Questo è importante sottolineare che nel momento in cui si effettua il monitoraggio di un contratto è necessario poi tener conto ovviamente di tutte le eventuali proroghe. Quindi a quel punto sarebbe anche il caso di descrivere l'eventuale situazione, diciamo, ricostruire il quadro complessivo. Inoltre, anche in questa fase, gli obiettivi, il team di lavoro, lo stato di avanzamento contabile, SAC e SAL, diciamo, in questa sezione a grandi linee, quindi a livello alto. Poi lo specifico lo ritroveremo nelle fasi successive. Quindi qui sarebbe sufficiente indicare la percentuale, diciamo, di attività svolte rispetto a quella inizialmente pianificata e la percentuale di spesa sostenuta rispetto a quella inizialmente pianificata. Ecco, per dare un'idea a chi legge dello stato complessivo del contratto, massimo 2 o 3 pagine in cui leggendo, che ci consentano appunto di capire, leggendo queste 3 pagine, così d'impatto il contratto a che punto si trova. Previsioni, ovviamente considerazioni e soprattutto eventuali criticità, perché sappiamo tutti che insomma quello è il tallone di Achille per la gestione di un contratto. Come dicevo, per gli elementi insomma economici in questo capitolo, in questa sezione, insomma, evidenziamo soltanto il valore complessivo. Obiettivi contrattuali, a questo punto, una volta illustrato diciamo l'executive summary, ci si concentra sugli obiettivi. Come vi dicevo prima, lo affronteremo nella sessione, diciamo, della settimana prossima. Tra l'altro, se volete cominciare a dare una lettura al documento, alla metodologia che abbiamo pubblicato sul nostro sito, in modo tale da riuscire anche a partecipare attivamente, perché vorremmo anche, diciamo, raccogliere i vostri feedback in merito a questo tipo di attività. Anche qui l'analisi degli scostamenti, la motivazione degli scostamenti, questo lo effettueremo comunque nel dettaglio domani. Esecuzione del contratto. Diciamo che adesso arriviamo nel cuore di quello che è il rapporto di avanzamento contrattuale. Finora abbiamo navigato alto, abbiamo dato delle informazioni generiche su quello che è possibile ricavare e capire. Lo scopo del capitolo quindi è quello di fornire appunto le informazioni generali in termini di, abbiamo detto, ribadisco, SAL e SAC, quindi stato di avanzamento, indicatori di monitoraggio, livelli di servizio, innovazione tecnologica, gestione delle conformità e indicazioni per la governance. Ok? Quindi diciamo che l'approccio è quello di fornire una visione generale sullo stato, dopodiché andare nel dettaglio della gestione del progetto. Quindi siamo tecnici, parliamo di Gantt, parliamo di termini di esecuzione delle attività, verifichiamo il raggiungimento delle milestone, il rispetto delle scadenze, la produzione dei deliverable, l'autorizzazione dei pagamenti. Adesso vedremo nel dettaglio tutte queste cose. Dopodiché ci colleghiamo ovviamente a tutti gli aspetti che sono associati alla gestione pratica, tecnica del contratto.
Ossia, andiamo a individuare gli indicatori, a verificare gli indicatori di monitoraggio, i livelli di servizio, eventuali tecnologie utilizzate, eventuali progetti pilota, dopodiché capiamo anche come gestire le eventuali non conformità. Allora, lo stato di avanzamento di un contratto ovviamente deve, SAL e SAC hanno l'obiettivo di fornire una fotografia dello stato contrattuale in termini appunto di stato di avanzamento dei lavori e di stato di avanzamento dei costi. Vi ribadisco, come fatto all'inizio, che sia il RUP che il DEC hanno la responsabilità di verificare l'avanzamento in termini di attività e in termini, diciamo, amministrativo-contabile del contratto. Quindi finora, diciamo, tutto quello che abbiamo condiviso finora, insomma, sono dati, se non magari l'individuazione degli obiettivi e degli indicatori, che insomma può essere magari una richiesta aggiuntiva rispetto alle, diciamo, alle attività ordinarie. Quindi vedremo nello specifico lo stato di avanzamento rappresentato da cosa? Dal quadro complessivo, quindi le baseline di contratto, la baseline di obiettivo di scostamenti, il consumo delle risorse, il dettaglio per obiettivi contrattuali. Noi sappiamo che gli elementi fondamentali per la gestione di un contratto, di un progetto, sono appunto tempo, costi, risorse. Quindi lo stato di avanzamento ci deve fornire queste informazioni rispetto a quanto pianificato. Non dobbiamo mai allontanarci da quello che è stato pianificato. Nel caso in cui, insomma, fossimo costretti, allora bisogna individuare le motivazioni, e capire come gestire, eventuali variazioni contrattuali. Stato di avanzamento dei lavori, ribadisco, a partire da una pianificazione iniziale, quindi noi avremo un Gantt, la maggior parte di voi hanno ben presente cos'è un Gantt, con la lista delle attività, le relative tempistiche nel dettaglio con data di inizio e data di fine, i termini di giornate uomo, quindi di risorse allocate, che possono essere, adesso non andiamo nel dettaglio perché diciamo, alcuni approfondimenti richiederebbero molto più tempo, perché noi sappiamo che le risorse possono essere misurate o in termini di giornate uomo o in termini di fashion point, a seconda della tipologia di servizio. Quindi noi avremo questa nostra, diciamo, o nel Gantt o nella, una, diciamo, in formato tabellare rappresentato nel progetto dei fabbisogni, avremo chiaro il quadro del progetto con tempi, risorse da allocare per ciascuna attività, quindi per ciascuna attività dovremmo ritrovare il numero di giorni persona o i fashion point associati e di conseguenza la spesa sostenuta in termini di ovviamente giornate rapportate al costo della singola giornata e fashion point rapportati al singolo costo del fashion point. Vi ribadisco che una pianificazione puntuale delle attività e del progetto fa sì che la percentuale di successo ovviamente sia molto più alta. Come ho accennato, diciamo, forse nel primo webinar, personalmente ho gestito in qualità di RUP di DEC diversi progetti, in quanto comunque funzionario pubblico inizialmente di un ente locale, poi diciamo trasferita in AGID dal 2017 e come tutti sappiamo, nel momento in cui ci ritroviamo un progetto iniziale dettagliato e definito puntualmente, la fase successiva, lo step successivo di gestione e controllo risulta ovviamente più semplice. Quindi lo stato di avanzamento dei lavori, ripeto, a partire dal Gantt consiste appunto nella verifica del rispetto delle tempistiche. Parliamo di baseline. La baseline è costituita dal piano generale di progetto, che può essere, ripeto, o dettagliato da un capitolato tecnico o in un progetto dei fabbisogni, e dai specifici piani appunto degli obiettivi e delle attività. Quindi
Quindi l'obiettivo di tutta questa attività è quella di evidenziare sia la coerenza delle attività con quanto previsto, sia eventuali scostamenti da gestire. Lo scopo appunto di questi scostamenti è quello di valutare sia l'impatto per l'amministrazione, perché ovviamente scostamenti in termini di giornate o in termini di attività magari non previste, collaterali, sappiamo benissimo che comporta comunque l'impiego di giornate uomo, diciamo non previste, quindi di costi in più da affrontare per l'amministrazione. Per quanto riguarda ovviamente il tipo di progetto, possiamo analizzare gli scostamenti, ripeto, relativamente alla baseline o alla consuntivazione. È possibile rappresentare i dati in diverse forme. Non siamo arrivati, diciamo, fino a questo livello, nel senso che vi lasciamo liberi di rappresentare le informazioni come meglio credete, in forma tabellare, in forma di grafico, purché siano evidenziati gli eventuali, perché non è detto ovviamente che ci siano, gli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione iniziale. Questi scostamenti possono essere rappresentati sia da scostamenti temporali, quindi da ritardi nell'esecuzione del progetto, quindi i ritardi ovviamente comportano slittamenti temporali e eventualmente attività non previste. Quindi il DEC in questo caso dovrà segnalare ovviamente al RUP la possibilità di dover fare delle modifiche nella pianificazione iniziale. Poi ovviamente non entro nel merito di questo perché sono, diciamo, concetti che richiedono più tempo rispetto a quello previsto nella sessione odierna. Stato di avanzamento dei costi rappresenta appunto l'insieme delle attività di verifica dell'andamento dei costi e del consumo delle risorse. In particolare per lo stato di avanzamento intendiamo appunto il budget del contratto, piano dei fabbisogni annuale o semestrale, il consumo delle risorse e gli scostamenti. Quindi anche qui, in termini, diciamo, contabili, andiamo a verificare lo stato rispetto a quello pianificato. Vi sottolineo che ovviamente nel momento in cui ci ritroviamo ad affrontare un SAL, quindi uno stato di avanzamento lavori, alle attività che vengono verificate o ai deliverable, perché ovviamente in alcuni casi sono previste prodotti rilasciati, quindi in termini di documentazione, in termini di software, corrisponde il consumo delle risorse, come abbiamo detto prima, in fashion point o in giornate, che ovviamente corrisponde rilascio, cioè all'autorizzazione cosiddetta IARE, all'autorizzazione di pagamenti. Quindi, se è possibile, all'interno dei RAC è necessario indicare, una volta effettuate determinate attività, il budget associato a tale attività, il budget che è stato effettivamente fatturato, e il budget che è stato, o gli importi, che è il termine più adatto, gli importi che sono stati realmente pagati. Questo perché che noi sappiamo che la pubblica amministrazione è anche soggetta al rispetto di determinati tempi per effettuare i pagamenti. Quindi le fasi, diciamo, da analizzare sono diverse. È necessario indicare gli importi autorizzati, cioè quelli che sono associati alle attività effettivamente svolte. Io, DEC, autorizzo il pagamento di queste attività che ho verificato, quindi sono importi autorizzati al pagamento. Dopodiché, una volta che c'è l'autorizzazione, c'è l'importo fatturato effettivamente, quindi giornate o fashion point o attività effettivamente fatturate dal fornitore. No, perché tutti noi conosciamo quali sono le fasi. Una volta che arriva la fattura, ci sono gli effetti, i tempi necessari per emettere le ordinanze di pagamento, gli ordini di pagamento che tutti conosciamo, ed effettuare i relativi mandati di pagamento. Quindi, ecco, il quadro contabile, per far sì che il DEC possa fare un controllo amministrativo contabile efficace, come previsto anche dal
dal documento, dalla norma master, che è appunto il codice degli appalti, è questo. Quindi importi autorizzati, importi fatturati, importi pagati, con le relative date, in modo da verificare, da avere a disposizione anche tutte le informazioni per poter verificare la corretta gestione del contratto. Partendo dal budget, quindi del contratto, come abbiamo detto, si ricostruisce la baseline anche, come dicevo, dei costi. I costi, la gestione delle risorse, quindi in termini di fashion point o in termini di giornate persona, può essere fatta a secondo della tipologia contrattuale. In particolare, noi andremo a potremmo anche fare potrete anche fare delle aggregazioni all'interno dei vostri contratti per tipologia di servizi e tipologia di costi affrontati. Questo però, ripeto, noi non vediamo non definiamo, insomma, a livello puntuale come dovete effettuare questo tipo di analisi, perché poi è giusto che all'interno dell'amministrazione ognuno lavori come ritiene opportuno, purché vengano, ecco, forniti questi tipi di dati. Ovviamente, come vi dicevo prima, sono e vorrei magari che qualcuno dopo, magari negli ultimi minuti prima della pausa del caffè, mi confermi che comunque tutte queste informazioni che mi vengono richieste sono, ribadisco, informazioni necessarie alle due figure cardine per la gestione del contratto. Nelle ultime slide abbiamo inserito insomma, anche spero che si vedano bene, forse è possibile in qualche modo ingrandire, però comunque le avrete a disposizione. Sono dei formati tabellari semplificativi che vi indicano, appunto, per ciascun servizio che trovate sulla sinistra, le pianificazioni contrattuali in termini di risorse. Come vi ho sottolineato prima, l'elemento fondamentale sono le metriche, appunto, utilizzate, che sono i giorni di persona e i function point. Quindi i contratti in genere sono pluriennali, quindi è opportuno suddividere l'allocazione delle risorse per ciascun anno, quindi avere una matrice. A partire dal servizio si individuano gli anni, per ciascun anno si individuano in corrispondenza di giorni persone e fashion point i relativi importi previsti. Per questo vi dicevo, abbiamo pianificato, effettivamente pianificato, quindi da documenti iniziali per ciascun anno e in relazione al periodo temporale che stiamo analizzando, la finestra temporale che stiamo guardando, avremo ovviamente un consuntivo e eventualmente un residuo da portare avanti. Anche qui, sempre a livello alto, un altro, diciamo, esempio di vista aggregata. In questo caso, oltre che per anno, ad ogni servizio viene associato un progetto. Ripeto, poi a secondo delle amministrazioni. Noi finora abbiamo lavorato molto con le amministrazioni centrali e vi garantisco che ci sono delle differenze sostanziali nella gestione interna dei contratti, anche perché alcuni, ad esempio il MEF, hanno fornitori quali, insomma, SOGEI, quindi ci sono degli accordi, dei contratti tali per cui la rappresentazione di alcuni documenti è legata poi ovviamente ai contratti con i monitori, proprio per evitare poi di riprendere i dati in più documenti. Quindi per questo, su questo vi abbiamo fornito soltanto due esempi, poi insomma, gli indirizzi email ce li avete, se ritenete opportuno di avere qualche altro approfondimento, magari ve lo possiamo anche, diciamo, fornire. Gli scostamenti sono un elemento fondamentale per la gestione dei contratti. Prima di tutto bisogna capire a che cosa sono dovuti e come possono essere gestiti e affrontati. E in particolare noi vi abbiamo posto l'attenzione soprattutto, ripeto, sulla base di contratti che abbiamo visto
Quindi tutto il percorso formativo che abbiamo strutturato è legato a lavoro fatto di affiancamento con le amministrazioni. Quindi non vi diciamo cose, diciamo, frutto della nostra immaginazione. Uno dei problemi fondamentali che si presenta nella gestione dei contratti è la variazione tra tipologie di risorse, tra tipologie di metriche. Cioè, spesso i fashion point vengono associati a consumi giorno persona, cosa non corretta, assolutamente. E da questa situazione, ovviamente, in questi casi noi chiediamo delle apposite giustificazioni che potrebbero essere di diverso tipo, però ecco, se sono cambiati gli obiettivi, sono cambiati i servizi, sono cambiate le metriche. In fase di progettazione iniziale deve essere comunque necessario individuare correttamente le metriche da utilizzare, anche perché insomma sappiamo benissimo che i fashion point sono utilizzati come diciamo una metrica per lo sviluppo software, i giorni persona per servizi di consulenza. Quindi se volessimo andare nel dettaglio sappiamo benissimo che sono gestiti completamente in modo diverso, anche sia in termini di rendicontazione, ma anche in termini di consuntivazione a livello contrattuale. Quindi nel caso in cui si verificano questi casi, ma speriamo di ritrovarli sempre meno, è opportuno fornire una giustificazione. Quindi o sono cambiati gli obiettivi, ribadisco, o sono sorte in corso di gestione contrattuale, perché molti contratti sono riferiti a periodi lunghi, quindi triennali, quinquennali, quindi possono essere verificati, diciamo, degli imprevisti, non previsti in fase iniziale, soprattutto degli adeguamenti normativi, o più semplicemente sono state sbagliate delle decisioni iniziali. Ma anche in quel caso, insomma, gli errori possono essere comunque fatti. L'importante è gestirli nel modo corretto e per tempo. Che come sappiamo, poi nella pubblica amministrazione ci sono dei tempi ben precisi. Allora, io avrei concluso e dedicherei appunto questi 3 minuti all'approfondimento di qualche domanda. Allora, Gloria Tommasini mi chiede: non è in previsione una piattaforma online per il caricamento dei dati e documenti richiesti con questo adempimento? Sarebbe sicuramente più semplice sia per le amministrazioni, sia per Agid, quanto riceverete tante informazioni essendo confrontabili. Sono perfettamente d'accordo, è diciamo uno dei nostri obiettivi, quello appunto di standardizzare soprattutto i documenti. Infatti siamo partiti dalla definizione dal punto di vista di schema e di documenti, ma ovviamente digitalizzare il tutto ci consentirà anche di avere, è giustissima questa osservazione, una base dati dalla quale poter estrarre tutta una serie di informazioni, comunque informazioni molto utili, perché ribadisco, in questo modo noi abbiamo, grazie alla circolare 1, abbiamo conoscenza diciamo, panorama contrattuale delle pubbliche amministrazioni, soprattutto possiamo verificare se gli obiettivi e le strategie delle amministrazioni seguono le indicazioni date a livello nazionale. Quindi ci adopereremo velocemente anche per raggiungere questo nostro obiettivo. Mi associo alla richiesta della collega. Sì, quindi Giuseppe Ferretti, la risposta è sì, e ripeto, lo faremo a breve. Ci sono schemi o procedure semplificate per contratti, ma per importi ben al di sotto delle soglie previste. Si aggiungono ulteriori correlate senza risorse e diventa ancora più complesso. Non ho ben capito questa domanda. Mi vengono richieste le scheme e le procedure Paola Sorci. Se puoi essere un pochino più chiara, io cerco di risponderti molto volentieri. No. Allora, Paola mi chiede anche se il monitore può coincidere con le figure di RUP e DEC. Assolutamente no. Diciamo che RUP e DEC sono le figure cardine per la gestione del contratto, il monitore dovrebbe essere una figura terza che effettua delle attività che sono anche a supporto del RUP e del DEC.
Immagino rimanga costante almeno di variante in corso dove. Sì, l'Excel to Degree Summary sì, può rimanere, diciamo, non proprio costante, perché ribadisco, ci sono delle informazioni nell'Excel to Degree Summary, deve essere data, la fotografia alla data di rilevazione del RAC. Quindi ovviamente io immagino che siccome abbiamo previsto un RAC legato ad un periodo di un anno solare, che nell'anno successivo, soprattutto SAL e SAC, siano notevolmente variati. Ecco, quindi può essere, il cappello introduttivo, gli obiettivi, diciamo, iniziali possono essere gli stessi, però poi l'avanzamento deve essere rappresentato in modo, diciamo, aggiornato alla realtà. L'ultima, perché poi lascio ovviamente il tempo al mio collega. Gabriele, allora, ci sono, Gabriele Manente, non ho ben capito, quindi non RUP, non DEC, In riferimento cosa? alla risposta che hai dato prima, quindi in riferimento alla risposta che hai detto, il monitore può coincidere con il RUP, il DEC in una figura unica o si ravvisa conflitto? È in riferimento a questa? E quindi è no. No, sì, no, il RUP e il DEC, ripeto, fondamentalmente devono svolgere delle attività che sono, diciamo, preferibilmente il monitoraggio, ovviamente il monitore non deve essere associato a una delle due figure. No, Paola Sorci, non ci sono procedure. Se questa è l'ultima domanda a cui rispondo, poi magari scrivetele, magari anche con Andrea nella seconda fase le possiamo affrontare. Non ci sono procedure semplificate perché contratti di modico valore intendi contratti al di sotto delle soglie indicati nella circolare? Sì, attenzione perché in determinati contratti associati anche al piano triennale potrebbe essere opportuno fare del monitoraggio, anche se non raggiungono le soglie indicate. Procedure semplificate, insomma, mi piacerebbe affrontare con te questo discorso, nel senso che comunque i dati richiesti che abbiamo visto, insomma, nel corso della mia esposizione, sono i dati fondamentali per effettuare, quindi non capisco perché procedure semplificate, che cos'è che risulta oneroso da questo punto di vista? Contratti cloud, ripeto, le tipologie contrattuali sono indicate in modo, diciamo, perentorio nella circolare, quindi se i contratti cloud rientrano in quelle tipologie, sono oggetto di monitoraggio. Se non avete bisogno di altri, diciamo, chiarimenti, potete anche utilizzare i nostri indirizzi email. Adesso io vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la parola a Patrizia che insomma gestirà Grazie Maria Luisa, il seguito del grazie anche per webinar aver e la risposto alle ringrazio. domande. Se ci saranno poi delle precisazioni, sempre scrivetelo in chat e le sottoponiamo ancora a Maria Luisa. Adesso prendiamoci il tempo per la nostra pausa caffè. Ci ritroviamo qui fra 10 minuti, cioè alle 15:43. Buon caffè! Ho, diciamo, concluso in questo momento la pausa caffè. Vedo che c'è Andrea collegato, Andrea Susa, il nostro secondo esperto. Allora, ci sono delle domande e delle precisazioni per Maria Luisa, ma Andrea, se sei d'accordo, Sì. io le rimanderei alla fine della tua comunicazione, nel quarto d'ora, diciamo, che rimane prima di chiudere il webinar. Quindi, beh, se tu Ok, sì, parli, va facciamo bene. una prova. Mi Ti sentite? sentiamo? Sì, Perfetto. sentiamo bene, quindi io sparisco. Bene, sì. Webinar, buona Grazie. comunicazione. Intanto buon pomeriggio a tutti. Allora, continuiamo la disamina del rapporto di avanzamento contrattuale. Sempre nella parte di esecuzione del contratto parliamo di indicatori di monitoraggio. Su questo verrà svolto il prossimo webinar, quindi sarà dedicato esclusivamente a obiettivi e indicatori, quindi questa parte diciamo che la saltiamo. Verrà, diciamo così, approfondita la prossima volta. E entriamo invece in un discorso che lascia le amministrazioni purtroppo molto spesso, diciamo, in difficoltà.
che è il discorso dei livelli di servizio. Intanto chiariamo che cos'è un KPI e che cos'è un livello di servizio. In generale, un KPI o Key Performance Indicator è un valore che misura quanto un'organizzazione, un processo, un servizio sia allineato a dei valori obiettivo definiti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che un classico KPI è quant'è la distanza tra il valore che abbiamo fissato e praticamente il valore riportato o il valore misurato. Quant'è, ad esempio, quanto si discosta praticamente da una soglia data per cercare di comprendere quant'è la qualità associata a un dato valore. Uno SLA invece è un KPI a cui è associata una penale. Quindi, in un certo senso, i KPI servono a misurare, adesso vedremo la qualità, ma in generale a misurare tutta una serie di fattori che sono orientati a stabilire la qualità sull'erogazione di un certo servizio da parte praticamente di un fornitore. In generale si possono applicare anche all'interno della propria organizzazione, ci sono KPI di performance, tutti voi conoscete sicuramente il piano delle performance della vostra amministrazione, anche lì sono definiti dei KPI e così via. In generale, praticamente, nei contratti KPI o indicatori di qualità o SLA servono praticamente a definire quant'è la qualità attesa, da un contratto rispetto a quella che realmente sta erogando il fornitore. In un certo senso, qui entra un discorso un pochino più generale. Quando si progetta un contratto, uno dei grandi problemi è qual è la qualità progettata rispetto alla qualità attesa. Qual è praticamente il problema alla base di tutto? Il problema alla base di tutto è che quando si progetta un contratto non è facile comprendere quant'è la qualità che noi dobbiamo praticamente inserire in un contratto attraverso appunto SLA e richieste e qual è invece la qualità che si attendono praticamente gli utenti da una certa applicazione, da un certo servizio. E qui nasce quindi tutta la problematica classica, che di cui tra poco andremo a vedere, in cui abbiamo livelli di servizio che raccontano un'erogazione del servizio ottimale e utenti scontenti. Quindi, in generale, bisogna sempre fare la distinzione tra quattro tipologie di qualità: la qualità attesa, che è quella degli utenti, la qualità progettata, che è quella che chi materialmente scrive i contratti definisce per un certo servizio, la qualità erogata, che è quella che il fornitore materialmente eroga ed è misurabile attraverso i KPI e gli SLA, e qual è la qualità percepita dagli utenti. Ora, molto spesso queste quattro tipologie ovviamente non si parlano. Perché abbiamo fatto questa premessa? Perché l'analisi dei livelli di servizio è un'attività fondamentale per comprendere come si sta evolvendo un contratto, per quanto riguarda soprattutto la parte generale. Quindi è fondamentale che la qualità sia la più possibile vicina a quella attesa dagli utenti. Fatta questa premessa, entriamo nel secondo grande problema dei livelli di servizio. Molto spesso, quando si ha un contratto, si danno per scontati le misurazioni fatte dai fornitori. Ecco, questo tipo di attività purtroppo molto spesso si rivela non soddisfacente. Perché? Perché l'amministrazione non ha il polso reale di come il fornitore sta misurando determinati tipi di livelli di servizio. Quindi l'AGID, fin dalla vecchia circolare, proponeva una metodologia per certificare il processo di misurazione dei livelli di servizio. Cosa vuol dire certificare il processo di misurazione dei livelli di servizio? Vale a dire essenzialmente andare a verificare come, attraverso il piano di qualità, il fornitore definisce gli algoritmi per la misurazione dei calcoli e soprattutto qual è la base dati su cui si troveranno i dati elementari. Come poi materialmente li va a calcolare e quindi alla fine come queste misure siano effettive rispetto praticamente a quello che ci troviamo di fronte quando nel rendicontazione del fornitore troviamo che i livelli di servizio sono tutti ok.
Questo tipo di attività precedente permette all'amministrazione di essere confidente che le misure che sta dando il fornitore siano il più possibile vicine, o anzi dovrebbero in realtà coincidere con quelle che è la realtà dei fatti. Questa premessa, ripeto, perché l'abbiamo fatta? Perché purtroppo, specie con le convenzioni Consip, molte amministrazioni lamentano il fatto che questi livelli di servizio in realtà non diano molta, diciamo così, molta confidenza all'amministrazione che gli utenti siano realmente contenti dell'erogazione del servizio. C'è sempre questo scostamento tra chi materialmente fa la governance e poi gli utenti che usufruiscono di questi servizi. Quindi è fondamentale che all'interno dei livelli di servizio non ci sia soltanto quindi una misurazione reale, ma che quanto più possibile venga fatta la cosiddetta customer satisfaction. Si insiste molto sulla customer satisfaction, anche se è quasi sempre un'arma a doppio taglio per le amministrazioni, perché ci sarà sempre l'utente scontento, però è importante perché? Perché va a verificare quanto quello che stiamo implementando, quanto quello che stiamo dando a disposizione dei nostri utenti è realmente adatto ai nostri utenti. Fatta questa precisazione, andiamo a parlare come devono essere rendicontati i livelli di servizio all'interno del RAC. I livelli di servizio all'interno del RAC dovrebbero essere rappresentati, se possibile, in forma tabellare e soprattutto aggregata, cioè il singolo livello di servizio in un rapporto di avanzamento contrattuale non è importante. Questo rapporto deve dare una fotografia generale della qualità attesa e della qualità realmente erogata dal fornitore. Quindi una forma tabellare che mi dice quanti sono i livelli di servizio rispettati rispetto a quelli non rispettati, già mi dice praticamente come sta la qualità del servizio. Fermo restando la premessa che abbiamo detto prima, che i livelli di servizio non siano realmente costruiti intorno alla user experience, quindi che non ci sia praticamente questo grosso scostamento praticamente tra quelli che sono i livelli di servizio definiti nel contratto e quant'è praticamente la reale esperienza dei vari utenti. Quindi è importante dare dei valori generali, dei trend. Anche perché qual è uno dei classici problemi che si hanno con i livelli di servizio? È che molto spesso i livelli di servizio contrattuali spesso non sono applicabili. Cioè troviamo praticamente in vari contratti, specie della pubblica amministrazione centrale, una quantità abnorme di livelli di servizio. C'è un contratto che ne abbiamo contati una volta oltre 90 livelli di servizio. Poi, alle prime rendicontazioni, abbiamo scoperto che più della metà non erano applicabili, per un motivo o per un altro. Quindi, tanti livelli di servizio non vuol dire praticamente che il contratto sia sotto governance oppure il contratto sia gestito in maniera forte da parte dell'amministrazione. Rischia di contro di trovarsi di fronte a un sacco di livelli di servizio non applicabili e che quindi non mi danno nessun tipo di problema. E qui entriamo in quello che viene chiamata la controllabilità del contratto, che magari se c'è interesse potremo affrontare in dei seminari successivi. Quindi ripeto, dal punto di vista del rapporto di andamento del contratto, non è importante riferire il singolo livello di servizio, ma dare una visione aggregata che permetta di comprendere trend anche nel tempo. Ad esempio, la tabella che stiamo illustrando in questo momento è una tabella che suddivide per trimestri, perché i livelli di servizio in questo caso sono trimestrali, suddivisi per anno, ci dice il numero dei livelli di servizio, ci riporta praticamente il numero dei livelli di servizio rispettato rispetto a quelli non rispettati. Ora, questa è una visione analitica, da una parte, ma sintetica, che ci permette di comprendere che questo contratto, comunque esso sia, ha un livello di complessità alto, sicuramente perché il numero di livelli di servizio non applicabile vediamo che si mantengono intorno al 20%, e un numero di livelli di servizio non rispettati che comunque sono sempre circa 63, 9 su 63, quindi siamo circa un sesto, quindi non è tanto gestito bene questo contratto, ha delle critiche, o meglio, non è che non è gestito bene, ha delle criticità non indifferenti.
Un altro punto che deve essere fondamentale quando si ha a che fare con i livelli di servizio è gestire quelli che sono i fuori soglia. Come abbiamo detto prima, non è importante inserire l'elenco completo dei livelli di servizio in soglia, perché quelli francamente ci interessano poco. Quelli che interessano sono invece quelli fuori soglia, cioè qual è la motivazione. Vi faccio un esempio: se c'è un particolare tipo di livello di servizio che in 2 anni ha continue sforature, vuol dire che c'è una criticità al livello di quel servizio. Quindi l'andamento temporale mi permette di capire che uno sforamento continuativo o anche soltanto occasionale, ma sempre nello stesso periodo o magari in altri periodi, mi dà un trend che quel servizio particolare è erogato con difficoltà dal fornitore in certi periodi. Oppure che, legato praticamente alla stagionalità dell'attività dell'amministrazione, in quel particolare periodo si creano dei coni di bottiglia. Quindi l'analisi che soggiace ai livelli di servizio deve essere intanto una vista sintetica che viene data e presentata, e poi solamente per i fuori soglia un'analisi un pochino più puntuale che permetta innanzitutto all'amministrazione, perché è l'amministrazione che deve analizzare il perché certe cose accadono. Quindi deve dare praticamente conto che l'amministrazione sta realmente analizzando la situazione, perché uno SLA fuori soglia si paga la penale e finita là. Uno SLA che continua ad essere fuori soglia per periodi praticamente oppure molto vicino alla soglia potrebbe essere quello che in genere nelle best practice si chiama un problem, e quindi merita un'analisi approfondita per trovare una soluzione strutturale. Quindi questa attività di analisi dei livelli di servizio è fondamentale per l'amministrazione soprattutto, perché ripeto, il rapporto di avanzamento contrattuale è una fotografia non soltanto dello stato di avanzamento lavori e dei costi, ma anche e soprattutto della qualità erogata. Quindi i livelli di servizio che sono sforati, quindi fuori soglia, è necessario praticamente analizzarli il più possibile per poter comprendere se è un problema episodico e quindi va bene. Altrimenti, se è continuativo, questo potrebbe dare atto praticamente di un problema più profondo nell'erogazione del servizio, che poi l'amministrazione potrebbe anche verificare che non è un problema, è semplicemente che un particolare tipo di livello di servizio è stato definito male, oppure la soglia è talmente stringente per cui anche attività episodiche di poco conto fanno sforare praticamente il livello di servizio. Quindi è fondamentale, ripeto, questo tipo di analisi proprio perché l'amministrazione si deve rendere conto di cosa sta accadendo. Poi l'AGID, di contro, se quel particolare tipo di contratto verrà fuori, farà anche la sua analisi per cercare di supportare l'amministrazione per capire che cosa sta accadendo. Quindi qui c'è questa attività che, ripeto, è un'attività fondamentale, è un'attività che compete in teoria al DEC, ma che necessita anche di un'attività di analisi non indifferente, che molto spesso il DEC stesso potrebbe non avere, non dico competenze, ma tempo per poter svolgere. E qui torniamo al supporto che il monitoraggio fa proprio al RUP e al DEC per le cosiddette analisi specialistiche. Inoltre, quando si parla di livelli di servizio, di solito si associano immediatamente alle criticità o alle non conformità di un contratto. Ecco, questa è una cosa un pochino sbagliata. Intanto un livello di servizio, uno SLA sforato, non è detto che sia una criticità. Potrebbe essere un episodio, un'attività episodica, oppure potrebbe essere un'attività, diciamo così, continuativa e quindi necessitare di un'analisi. Quindi, in generale, un livello di servizio sforato non è detto che sia una criticità. Un livello di servizio che continua ad essere fuori soglia nel tempo sicuramente è una criticità. Più livelli di servizio che sono fuori soglia legati allo stesso servizio sicuramente identificano criticità. La stessa cosa potrebbe essere praticamente per quanto riguarda quando i livelli di servizio sono sempre molto vicini alla soglia senza ancora superarla,
Ovviamente non partono penali in questo caso, però questo potrebbe essere sintomo di una degradazione delle prestazioni che quindi necessitano di un'analisi. Quindi i livelli di servizio rappresentano uno strumento, o meglio, l'analisi dei livelli di servizio rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere come sta andando un contratto, andare incontro alle esigenze degli utenti che si possono lamentare pur non avendo livelli di servizio o sempre sopra soglia, però comunque gli utenti sono sempre scontenti. E comunque non ci sarà mai la possibilità che utenti contenti e fornitore contento, questo sappiamo perfettamente che il win-win non esiste in questi casi. Però l'analisi dei livelli di servizio permette praticamente di andare incontro da una parte agli utenti per verificare qual era essenzialmente le loro aspettative di qualità e di contro andare anche a spiegare agli utenti che non è magari quello che era progettato. Cioè la qualità progettata non era quella attesa. E torniamo velocemente a una delle cose che avevamo detto la scorsa volta quando parlavamo del monitoraggio come progetto. È importante, specie quando si scrive un contratto, quando si preparano gli atti di gara, non soltanto predisporre la parte strettamente tecnica, ma anche la parte relativa alle aspettative degli utenti. Andare a comprendere quale può essere praticamente l'aspettativa degli utenti in ordine alla qualità. Ad esempio, i famosi stress test di performance, eccetera. Questi sono test che vanno praticamente a impattare sullo sviluppo software, eccetera, oppure sulla gestione hardware, con lo scopo di andare di supporto agli utenti che pretendono magari di avere un'applicazione che sia facilmente raggiungibile, che non preveda tempi eterni per caricare dati e così via. Quindi, ripeto, è fondamentale questo discorso e la riprova che una buona progettazione di un contratto è stata fatta si ritrova esattamente nei livelli di servizio. Quando troveremo praticamente che avremo utenti contenti e livelli di servizio che sono tutti sopra soglia, a quel punto realmente avremo un win-win tra due diverse aspettative. Un altro punto particolare sono i cosiddetti, l'abbiamo accennato prima, KPI non applicabili. Ora, vi faccio un esempio su un contratto che per me, diciamo, lo sto seguendo da tanti anni. È un contratto che viene fatto, tra virgolette, fotocopia. Cioè è un contratto triennale che ogni trimestre viene ripresentato, perché è un contratto di attività continuative, e viene ripresentato sempre con gli stessi livelli di servizio e sempre con un numero enorme di livelli di servizio non applicabili. Cioè non si impara nulla dal passato, purtroppo. Se nelle 3-4 edizioni precedenti lo stesso contratto abbiamo trovato tantissimi livelli di servizio non applicabili, perché riproporli? Le lezioni apprese, ancora qui il project management che ci insegna sempre che al termine di un progetto io devo scrivermi le lezioni apprese e ripresentarle quando un progetto similare viene riaffrontato. Ecco, cerchiamo praticamente di imparare dal passato, cioè se un livello di servizio, un KPI, lo troviamo non applicabile, non replichiamolo n volte in contratti similari, rischiamo praticamente di creare praticamente un domino che poi non riusciamo più a controllare. Quindi, ricapitolando, capitolo dei livelli di servizio, cosa dovrebbe contenere? Dovrebbe contenere una fotografia, quindi una sintesi generale che mi dice i trend da inizio contratto alla baseline, cioè la fotografia attuale, e mi dice praticamente i trend dei livelli di servizio in soglia e fuori soglia. Successivamente un'analisi dei fuori soglia, quindi con i trend generali, quindi per capire se sussiste realmente una criticità oppure no. Ecco, questa è quella che dovrebbe essere l'analisi dei livelli di servizio, che è diversa da andare a capire se una penale è applicabile oppure no. Quello è un compito che spetta praticamente, ovviamente, al DEC, ma che può essere anche supportato da un'analisi di questo genere. Però ripeto,
Qui siamo interessati non tanto a livello di servizio sforato penale, siamo interessati a far comprendere all'amministrazione che ci deve essere un'analisi di queste variazioni, di questi trend sui livelli di servizio. È ovvio che deve essere riportato anche lo stato delle penali, perché se c'è un livello di servizio che è sforato, deve essere fatta praticamente un'istruttoria e soprattutto deve essere gestito le penali e tutto quanto. Altro paragrafo sulle innovazioni tecnologiche. Allora, come sapete, il CAD assegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato di individuare quelli che sono i progetti praticamente relativi alla transizione al digitale di maggiore interesse per il sistema paese. In modo particolare, quelli che sono stati evidenziati in questi anni sono l'applicazione della blockchain, l'applicazione dell'intelligenza artificiale, progetti per quanto riguarda il big data e la condivisione del patrimonio informativo, la costituzione dei PSN o la transizione al cloud. Questi sono alcuni dei progetti che dovrebbero essere inseriti, se applicabili, nel paragrafo delle innovazioni tecnologiche. Questo paragrafo dovrebbe raccontare essenzialmente come un progetto relativo a queste innovazioni tecnologiche viene svolto. Qual è lo scopo di questo paragrafo? È creare delle best practice. Cioè, se una certa amministrazione ha svolto un progetto relativamente alla blockchain e questo progetto è andato a buon fine, quindi ha raggiunto gli obiettivi che si era previsto, probabilmente altre amministrazioni potrebbero riutilizzare non tanto diciamo la blockchain in quanto tale, ma l'approccio che l'amministrazione ha utilizzato per quel particolare progetto. La stessa cosa per quanto riguarda le applicazioni di intelligenza artificiale, l'analisi dei big data e così via. In modo particolare, i PON su alcuni progetti danno anche dei fondi non indifferenti per quanto riguarda queste applicazioni. Quindi il creare, ripeto, delle best practice che possono essere messe a disposizione anche di altre amministrazioni su come gestire un progetto relativo all'innovazione tecnologica potrebbe essere sicuramente di enorme importanza. Ad esempio, ci sono stati sicuramente vari tentativi di applicare la blockchain ad alcune dei procedimenti amministrativi di alcune amministrazioni. Ecco, queste potrebbero essere messe a fattor comune. Quindi si richiede questo paragrafo proprio perché se un'amministrazione ha nei suoi contratti innovazioni tecnologiche, applicazioni di nuove tecnologie e così via, in questo specifico paragrafo ci riporta le informazioni anche di come l'ha gestito, nel bene e nel male, perché non è detto che un progetto vada sempre a buon fine, però sicuramente rappresenta una lezione appresa che può essere condivisa per permettere o alle altre amministrazioni di raggiungere comunque dei buoni obiettivi, oppure di non rifare gli stessi errori. Quindi l'idea è proprio questa. Sicuramente per quanto riguardava i PSN, prima che uscisse la strategia cloud, i percorsi fatti da alcune amministrazioni per qualificare come PSN i propri data center, sicuramente quelli erano oggetto di particolare attenzione. Perché? Perché il percorso che li ha portati prima, ad esempio, a certificarsi rispetto a delle norme ISO, oppure a fare praticamente delle innovazioni sui propri data center, ma anche soltanto a riprogettarli in ottica praticamente, ad esempio, della TIA 942 o di qualsiasi altra forma praticamente di best practice internazionale, ecco, tutto questo analizzato può essere sicuramente una best practice da proporre ad altre amministrazioni interessate allo stesso tipologia di progetto. E qui invece entriamo in un altro, diciamo, attività propria del monitoraggio, che è la gestione della non conformità. Che cos'è una non conformità? In generale, la non conformità è il mancato rispetto di uno o più requisiti legati al singolo contratto. Quindi può essere una non conformità relativo alla contratto in quanto tale,
o a un requisito previsto nei documenti di gara o nel capitolo tecnico o nell'offerta tecnica e così via, ma anche del mancato rispetto di un requisito relativo a normativa o a degli standard che il contratto prevedeva fossero obbligatori per il fornitore. Quindi una non conformità è qualcosa che deve essere gestito per evitare che un particolare contratto rischi di non raggiungere i propri obiettivi. Quindi una non conformità potrebbe essere lo sforamento di un livello di servizio. È una non conformità che viene aperta e chiusa con il pagamento della penale. Oppure potrebbe essere, come abbiamo detto prima, lo sforamento di un livello di servizio singolo non è una criticità, diciamo, un evento che è capitato. Sicuramente un trend di livelli di servizio sforati possono rappresentare una criticità e di conseguenza anche una non conformità. Ma sicuramente dietro quella non conformità c'è qualcosa di molto più pesante. La mancata consegna di un deliverable, che può essere comunque sempre legata ai livelli di servizio. La mancata aderenza ad uno standard oppure un incident. Ecco, un incident in generale potrebbe rappresentare una non conformità quando l'incident è stato, o meglio, ha comportato il mancato funzionamento di qualcosa di cui il fornitore si era reso garante. Facciamo un esempio. Il fornitore sta garantendo, dovrebbe garantire l'erogazione del servizio H24. Per un particolare motivo classico, c'è un'interruzione di energia elettrica, un'interruzione non programmata. Questo rappresenta un incident, è una non conformità? Beh, dipende dal contratto. Se la mancanza praticamente di corrente ha comportato, ad esempio, che non partissero i sistemi di backup e OPS, non partisse praticamente un sistema secondario, tutto quanto. Questo rappresenta una non conformità rispetto a quanto stabilito dal contratto, magari per quanto riguarda la gestione. Quindi, una non conformità in generale è il mancato rispetto di uno o più requisiti. Perché è importante fare una gestione delle non conformità? Perché le non conformità non è detto che siano legate a delle specifiche penali, ma potrebbero impattare sull'amministrazione in modo molto più pesante. Ad esempio, un data breach. Difficilmente c'è all'interno di un contratto una penale o qualcosa praticamente che permette all'amministrazione di rifarsi sul fornitore in caso di data breach. Eppure, praticamente, se c'è un data breach, entrano pesantemente il garante privacy, entrerà tra poco anche l'agenzia per la cyber security e così via. Ma difficilmente c'è un livello di servizio o qualcosa che, diciamo così, supporta l'amministrazione nel gestire questo tipo di attività. È importante quindi una gestione delle non conformità legata anche e soprattutto a che cosa? A quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione. Non esiste il contratto a incidente zero, gli incident accadono. Non è detto che sia colpa dell'amministrazione, non è detto che sia colpa del fornitore. Vi faccio un esempio: chi ha la mia età si ricorderà sicuramente il famoso blackout di Roma. Molti anni fa, durante la notte bianca, se lì c'è poco da fare. Molti data center si sono spenti, perché già anche oltre praticamente, mi sembra che durò quasi 27 ore, quindi cioè, non esiste tampone, non esiste batteria di tampone, eccetera. Molti data center si sono spenti. Colpa del fornitore che non aveva previsto una cosa di questo genere? Colpa dell'amministrazione che non aveva previsto? No, però è importante poi gestire l'attività. Ecco, la gestione della non conformità permette all'amministrazione di comprendere che cosa è successo, di avere anche praticamente eventuali meccanismi per poter, scusate il termine bruttissimo, rifarsi eventualmente su un fornitore o su qualcun altro per i danni nel quale viene coinvolta. Questo l'abbiamo appena raccontata. Allora, indicazioni per la governance. E qui entriamo in un paragrafo molto particolare. Questo è un paragrafo nella quale il responsabile del monitoraggio rappresenta quelle che sono le sue indicazioni all'RTD, al RUP e al DEC
nella gestione di questo particolare contratto. Vi facevo l'esempio prima sul fatto che non è detto che alcuni tipi di attività le possa fare il DEC. Ad esempio, l'analisi dei trend dei livelli di servizio è un'attività un po' onerosa che non è detto che si possa sempre fare. Ora, è ovvio che se c'è un responsabile del monitoraggio che ha un team che può supportare questo tipo di attività, ecco, i risultati di queste analisi andranno praticamente in questo paragrafo, indicazioni per la governance. Quindi questo paragrafo non è nient'altro che il contenitore nella quale il responsabile del monitoraggio racconta ai vari stakeholder del progetto quali possono essere, a suo avviso, alcune indicazioni per migliorare la gestione contrattuale, ovvero migliorare l'erogazione del servizio oppure migliorare che cosa? Anche soltanto la condivisione dei dati tra RUP, DEC, l'RTD da una parte e il resto dell'amministrazione. Quindi questo è praticamente la parte di indicazione per la governance, lo scopo di questo documento. Ok, io ho terminato per quanto riguarda questa parte. Vediamo se ci Allora, ci sono sono domande. due domande, te le leggo. Ce n'è, allora, la Sì. prima è una domanda di Francesca Zampa che ti chiede: in sede di convenzione con il nostro fornitore in-house abbiamo definito gli SLA di servizio, tasso di backlog, puntualità, tempi medi, eccetera. Ove Sì, possibile sulla classici. base di benchmark. Esistono dei parametri ufficiali di Agid o di altri cui far riferimento per eventuali affinamenti? Allora, i classici, cioè quelli appunto che sono indicati qua dentro, sicuramente si può prendere come esempio i contratti Consip, perché comunque lì non c'è nient'altro che la bibliografia ufficiale. Il problema non è tanto il singolo livello di servizio, quanto la sua applicabilità nello specifico contratto. Ad esempio, per quanto riguardava i tempi medi di risoluzione dov'era, scusa, tempi medi di soluzione, eccetera, oppure tasso di recidività degli errori del software e così via. Questi dipendono essenzialmente dalla tipologia di contratto che state svolgendo. Suppongo che sia una in-house che sviluppa software, dato anche praticamente backlog, puntualità, tempi medi, eccetera. È ovvio che ci sono questi livelli di servizio generali, ma forse sarebbe anche il caso di inserire non tanto dei livelli di servizio, ma anche dei KPI che vi permettono di, con il tempo, migliorare questi livelli di servizio. Quindi, come risposta, Agid non ha i suoi parametri ufficiali. E sicuramente un ottimo, diciamo così, termine di paragone, parametri ufficiali, o meglio, semi-ufficiali, sono quelli utilizzati da Consip in alcune convenzioni. Fermo restando che sarebbe importante che cosa? Che le amministrazioni affinassero in base alla loro esperienza questi livelli di servizio. Spero di essere stato chiaro Francesca per Zampa, sì. Francesca Poi c'è Zampa. Renato Serra che ti chiede: cosa succede se il monitore rileva difformità non accertate dal DEC? Le riporta al DEC attraverso il rapporto di avanzamento contrattuale o altra tipologia di documento che si è stabilito. Se vi ricordate, nel piano di monitoraggio, uno dei paragrafi era esattamente modalità di comunicazione, ovvero come il monitore comunica con RUP e DEC gli esiti di eventuali attività. E là dentro praticamente sicuramente dovrebbe essere inserito che cosa? Se io mi rendo conto che c'è una difformità, c'è cioè una criticità, una non conformità, come lo comunico al DEC? Ecco, esattamente là dentro deve essere stabilita la procedura di comunicazione. Quindi, ripeto, in generale, nel piano, devono essere stabilite le procedure di comunicazione e, diciamo, partendo da queste procedure, sicuramente si deve individuare come il monitoraggio deve parlare con RUP e DEC.
Vi ricordo, giusto per inquadrare un attimo la situazione, che in una visione, diciamo così, buonista e diciamo ottimale, in teoria l'RTD dovrebbe avere sotto praticamente tutti i RUP e DEC dei vari sistemi informativi, tutti i contratti relativi ai sistemi informativi. Non è così, da nessuna parte, ve lo posso assicurare, non c'è un'amministrazione che abbia una situazione di questo genere. Però nell'ottica l'RTD dovrebbe essere lui il traino per gestire praticamente questi contratti. Quindi il monitoraggio che è a supporto dell'RTD, ma è anche a supporto delle attività di RUP e DEC. Quindi parlare di eventuali criticità, di eventuali problematiche con il RUP e il DEC è esattamente quello che deve fare il monitoraggio. Ok, poi c'è una considerazione di Francesca Chiara Anche qui si Cattaneo a prende cui sotto. forse vuoi rispondere perché dice: noto con piacere che la 9001 è sempre una buona base. Allora, sicuramente la 9001 è una buona base. Ricordo, mi permetto di ricordare più che altro, che esiste in realtà una norma specifica per la qualità dei servizi ST, che è la ISO 20000. Sicuramente la 9001 è la base di tutto, la 20000 è un sottoinsieme della 9001, però è molto più semplice impostare praticamente un modello base sulla 20000, anche perché poi riprende le best practice ITIL e così via, piuttosto che utilizzare la 9001, che ha una struttura su alcune cose molto più pesante, però sicuramente la 9001 è di base. Ricordi infatti che tra i prerequisiti per ad esempio un'amministrazione che voglia presentarsi come PSN c'era esattamente la 20000 piuttosto che la 9001. È una scelta che nasceva dal fatto che la 9001 implica una serie di controlli superiori rispetto a quelli che realmente servirebbero a un'amministrazione per gestire un CED. La gestione delle non conformità è legata, ovviamente sì. Stavo leggendo quella di Claudia Giovene di Girasole, spero di aver letto bene, altrimenti chiedo scusa. Allora, in generale, praticamente l'approccio del monitoraggio è un approccio basato sul rischio. Non ne abbiamo parlato in questo ciclo di seminari perché è un'attività, diciamo, molto tecnica, però la gestione non conformità è sempre, legata alla gestione dei rischi, non soltanto in caso di incident, ma in generale. Ricordiamoci che un incident dal punto di vista della sicurezza informatica, ma non soltanto della sicurezza informatica, ha un impatto molto forte, quindi è importante che ci sia un'analisi dei rischi a priori che mi permetta di mitigare il più possibile quelli che sono gli effetti di un incident. Quindi sicuramente sì, la gestione delle non conformità è legata all'analisi e alla gestione dei rischi, non soltanto in caso di incident. E in generale questo qua, che è un po' l'approccio sia di tutte le norme ISO, non soltanto 20.000, 27.001, 22.301 sulla continuità operativa, ma anche ad esempio su tutte le nuove diciamo, normative europee. Vi faccio l'esempio banale, il GDPR è una norma basata sul rischio, sull'analisi del rischio, quindi purtroppo non c'è niente da fare. L'analisi del rischio ormai diventa il centro di moltissime best practice che dovrebbero essere implementate in maniera molto forte all'interno delle nostre organizzazioni. Vi faccio un esempio: esiste un'analisi del rischio molto particolare sulla governabilità dei contratti, ovvero ci sono delle metodologie che servono proprio ad analizzare se un contratto ha praticamente un livello di governabilità alto, medio o basso, in base ai KPI che sono stati definiti e ai rischi che possono intercorrere rispetto al raggiungimento degli obiettivi. Quindi ripeto, l'analisi del rischio è fondamentale, non soltanto in caso di incident, ma va precisato che è un'attività specialistica molto molto impattante per un'amministrazione. Quindi non è una cosa che si può veramente fare a tappeto su tutte. Ok, se ci sono Allora, altre non ci domande. sono adesso altre domande. Non so se Maria Luisa vuole riprendere qualche argomento che aveva trattato velocemente oppure se vuole intervenire comunque. Allora, io intanto vi saluto e ringrazio tutti per Grazie l'attenzione. Andrea. Lascio.
Maria Luisa, vuoi riprendere qualche tema? Non ti sentiamo però, devi attivare il microfono. No, ancora no. No, adesso no. Ancora no. Vediamo che muovi le labbra, ma non ti sentiamo. Abbiamo ancora 5 minuti se vuoi utilizzarli, però se riesci ad attivare il microfono. No, o è una questione di volume? Hai abbassato il volume? No, allora non riusciamo a sentirti. Allora. Vediamo perché stai digitando, posso leggere io quello che digiti tu. Abbiamo ancora 5 minuti a disposizione. Abbiamo 5 minuti a disposizione. No, non ti sentiamo, non capisco perché ha funzionato bene il microfono fino adesso. Non ti sentiamo. No, non ti sentiamo. Allora, probabilmente Maria Luisa, sì, ha scritto, adesso leggo io quello che lei vuole rispondere. Allora, è una risposta a uno scambio, diciamo, di Brizio Palamà che risponde a Paola Sorci che chiedeva sui servizi cloud. Allora dice Paola Sorci, anche io ho fatto la stessa domanda durante la scorsa lezione. Se si vuole acquistare un servizio SaaS da 40.000 euro l'anno per 4 anni, visto che in cloud, rientra negli obiettivi del piano triennale ed è quindi necessario il monitoraggio, non ho ancora avuto una risposta esauriente, quindi invierò una richiesta tramite email. Allora, sì, dice Andrea, se volete rispondo io. Se volete rispondo io. Andrea, se tu ti colleghi mentre poi leggiamo anche la risposta di Maria Luisa che la sta scrivendo in chat, però se ti colleghi tu, Andrea, Allora, sì, ecco, ti. rispondo velocemente. In realtà il monitoraggio non è interessato all'acquisto di un servizio cloud, come non lo è interessato il piano triennale. Il piano triennale indica un percorso di passaggio da servizi che sono costruiti, diciamo, in casa dall'amministrazione o prese, eccetera, a una migrazione di servizi in cloud. Quindi il monitoraggio è più interessato a vedere quanti sono praticamente i servizi che stanno migrando sul cloud, che a vedere un servizio che è stato preso per 40.000 euro per 4 anni, per 3 anni. Non è quella l'idea del monitoraggio, cioè il monitoraggio va a vedere il raggiungimento di alcuni obiettivi. Ad esempio, se un'amministrazione mi fa un contratto che va a fare un'analisi per verificare se i propri dati e i propri servizi possono andare. Non si sente, scusate, leggo Manuela Bartolla che dice non si sente. Mi No, sentite voi? si sente, sì, ti Ah, sentiamo. ok, perfetto. Allora, noi non siamo interessati al singolo servizio, anche perché per 40.000 euro, a meno che quello non sia un servizio particolare. Cioè, se stiamo parlando, ad esempio, di elezioni, se stiamo parlando di riorganizzazione dell'amministrazione, se stiamo parlando di, diciamo, servizi che sono core e fondamentali, allora potrebbe anche esserci un interesse, ma non è quello l'idea. L'idea, ripeto, è legata a un passaggio tra i servizi gestiti attraverso data center interni oppure attraverso servizi sviluppati in casa, verso servizi in SaaS. Quindi il singolo servizio in SaaS non è interessante, a meno che, ripeto, non ci sia qualcosa sotto che è un servizio fondamentale per l'amministrazione. Faccio un esempio banalissimo. Se voi mi dite prendo il SUAP in SaaS, sto inventando, non so neanche se esiste, cioè prendo tutta la gestione dei servizi SUAP in SaaS, a
Allora sono interessato, perché vuol dire che un'intera parte dei processi amministrativi vengono presi e portati in cloud. Sono interessato. Un singolo servizio in cloud, fosse anche ad esempio l'amministrazione trasparente, non ha un interesse il singolo servizio. A meno che, ripeto, non abbia un valore economico enorme, e stiamo parlando di 40.000 euro, no? Oppure, a meno che non sia di enorme impatto per l'amministrazione. Eh sì, come dice anche nella risposta che ha dato Maria Luisa, che vorrei leggere, che naturalmente conferma quello che dici tu, dice: contratti associati al piano triennale da porre sotto monitoraggio sono quelli che hanno un valore strategico ed innovativo. Sono quelli molto importanti, come dicevi tu, Infatti, Andrea. l'esempio, ripeto, se un intero comune mi passa tutta la gestione su UAP, oppure tutta la gestione anagrafica su ANPR, allora magari ci può essere un interesse, anche se ormai ANPR dovrebbero esserci transitate tutte le amministrazioni. Un altro esempio banale per quanto riguarda i servizi SaaS, ad esempio, è il passaggio praticamente a strumenti diversi da una PA. Ora, la domanda è, per le amministrazioni centrali c'è un obbligo, poi ci sono tutte le motivazioni per non andarci. L'adesione a una piattaforma da parte di un'amministrazione ha un valore strategico. Quindi questi sono i servizi eventualmente da porre sotto monitoraggio. Però ricordo, il piano triennale in modo particolare non ha scritto da nessuna parte che deve esserci un servizio da portare in SaaS. Prevede che le amministrazioni inizino un percorso di transizione al cloud, che adesso con la nuova strategia cloud è un attimo bloccata per andare poi alla prossima. Cioè, la strategia cloud che ha presentato il ministro la prossima volta necessita di alcune precisazioni da parte della nuova agenzia per la cyber security, eccetera. Poi sarà quello il percorso per tutti. Non ci saranno vie di mezzo, cioè o si va in un PSN, o si diventa un PSN, altrimenti non c'è una via di mezzo. Però ripeto, questa è la nuova transizione al cloud. Singolo servizio, spero sia stato chiaro, non è interessante, a meno che non abbia un enorme impatto. Ok, grazie Spero di essere stato mille. chiaro. Scusa Patrizio, l'ultima cosa. Sì. Qualsiasi cosa avete il blog a disposizione, che è Sì. no, scusami Patrizio, lo puoi ripetere? Sì, adesso è su Innovatori PA, vi metto il link Ok. nella chat e E pubblicato. Sì. Volevi dire qualcosa ancora, Andrea? no, era soltanto questo. Se qualsiasi altra domanda la potete mandare là sopra, oppure scrivere a noi, non è un problema. Nel limite del possibile rispondiamo il prima possibile. Scusate ancora e buona serata. Allora, io vi ricordo intanto che cerco appunto il link di Innovatori PA, che il prossimo appuntamento. Intanto ringrazio i nostri due relatori che sono stati come sempre chiari e anche completi nelle risposte alle domande che hanno dato. Se avete, diciamo, altre ulteriori domande, io vi rimando al blog. Che c'è su Innovatori PA. Allora, è il blog sul mio profilo, quindi adesso Innovatori non riesco ad accedere naturalmente perché mentre lavoro a questo non so perché non mi fa accedere, ma vi riporterò trovate sulla pagina di Eventi PA, metto il link al blog di Innovatori. Quello è uno spazio asincrono dove se volete potete porre ulteriori domande o fare anche riflessioni che noi e i docenti leggiamo. Trovate la descrizione di questo corso e sotto potete inserire dei commenti. Ah, l'ha inserito Cinzia il link, quindi va bene così. Ve lo ritrovate messo da Cinzia Ricci, uno dei nostri angeli custodi in back-end. Allora, io vi do appuntamento al 14 ottobre con il prossimo argomento che è definizione e misurazione degli obiettivi ed indicatori di monitoraggio. Ci saranno sempre i nostri due esperti ed è il penultimo appuntamento. Vi ringrazio, chiudiamo con un po' di ritardo, vi saluto e vi auguro buon pomeriggio. Grazie.